Sì, grazie a tutti. Innanzitutto veramente le mie scuse, ho provato a fermarmi qui prima all'inizio di questo convegno, non ci sono riuscito, per cui mi scuso per modo molto disordinato con cui partecipo a questa. Questo mi sembra un interessante incontro, devo dirvi la verità, la cosa mi interessa davvero molto. Ho avuto modo di confrontarmi qualche settimana fa sulle tematiche del government nei paesi in via di sviluppo. Io credo che questa tematica del ICT nei paesi in via di sviluppo sia consenta di vedere il nostro modo tradizionale, in modo diverso il nostro modo tradizionale di pensare all'e-government e all'ICT nella PA. È un pezzo che su parecchi mesi che con i colleghi con cui lavoriamo cominciamo sempre più a dire che in questi anni è successo qualcosa di cui non tutti siamo davvero consapevoli. Perché le tecnologie sono evolute e quello che una volta chiamavamo information technology è diventato a un certo punto internet, e questa cosa ha cominciato a cambiare, ad entrare pesantemente nei modi di fare pubblica amministrazione. 20 anni fa, quando parlavamo di, io ricordo quando io ero ragazzino, andavo all'università e cominciavo a pasticciare con le prime schede perforate, e proprio in quegli anni là cominciavano le prime applicazioni nel campo della pubblica amministrazione. In quegli anni pubblica la digitalizzazione della pubblica amministrazione era sostanzialmente la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatizzati, di questo si trattava. E per molti anni si è lavorato su questo fronte. In modo progressivo, senza forti rotture dal punto di vista tecnologico, da qualche anno a questa parte, questa funzione che era la funzione primaria dell'IT nella PA, della PA digitale, è cambiata. È cambiata perché? Perché quello che è successo sul fronte della comunicazione, della comunicazione digitale, ha preso il sopravvento. Questa trasformazione cambia il modo, continuo a dirlo, cambia il modo, ha degli impatti importantissimi sul modo di fare pubblica amministrazione. Cosa fa la pubblica amministrazione? Fa beni pubblici, la letteratura ce ne racconta, ci spiega quali sono i fondamenti della pubblica amministrazione, ma la funzione core della pubblica, o quantomeno una delle funzioni core della pubblica amministrazione, è quella relativa, o quantomeno dei paesi di diritto romano, è quella della certificazione del dato. La pubblica amministrazione si fa da garante nei confronti di terzi che il dato da essere conservato è dato certo. Tradizionalmente questa funzione di produzione della pubblica amministrazione era scomposta in quattro fasi: la fase della raccolta, la fase della conservazione, la fase della certificazione e la fase del rilascio nei confronti di terzi. Con le nuove tecnologie entrano su queste quattro fasi. È come se noi, quando noi facciamo una macchina, abbiamo la fase della catena di montaggio, si fanno i motori, poi si assemblano, si mettono delle ruote, si vernicia e poi si testa. La catena di produzione della pubblica amministrazione con le nuove tecnologie cambia perché? Perché il modo in cui raccogliamo il dato con queste nuove tecnologie può essere diverso dal modo tradizionale di raccolta del dato. Una volta il dato si portava o veniva preso dai pubblici funzionari che giravano il territorio e facevano le verifiche sul territorio, veniva portato dal cittadino presso la pubblica amministrazione. E quindi era sempre un'interlocuzione mediata o da uno sportello o da un funzionario pubblico. Comunque era un canale unico di entrata ed era molto basato sul funzionario. La funzione di certificazione, di conservazione, tradizionalmente veniva in fascicoloni di carta voluminosi, tenuti assieme da degli spaghi più o meno colorati. La funzione di certificazione è la funzione che invece è rimasta tale, perché è l'analisi del dato da parte della pubblica amministrazione. La quarta funzione è la funzione di delivery del dato certificato. Di nuovo sta cambiando. Tradizionalmente veniva sul front office attraverso
il buchino che passava davanti alla scrivania del funzionario. Anche questa funzione adesso cambia, le nuove tecnologie ti consentono di delocalizzare, di aprire il ventaglio, le modalità di delivery. Col codice dell'amministrazione digitale che è stato da poco varato nel nostro paese, è stato chiuso fino in fondo, diciamo, il ciclo di delivery del certificato digitale. In questo momento le amministrazioni possono consegnare documenti con valore reale anche per via telematica, e quindi i documenti possono essere cambiati. Allora, dicevo, questo modo, con quello che è successo in questi anni sul fronte della tecnologia, è cambiato il modo, l'essenza della pubblica amministrazione, sta cambiando l'essenza della pubblica amministrazione. Tutto questo peraltro impatta innanzitutto non è solo un impatto sull'organizzazione della pubblica amministrazione, ma pensavo prima, ho sentito qualcuno qua, questo mio, raccogliere confusamente alcuni messaggi che sono emersi da questo convegno. Prima qualcuno di voi metteva in luce come con le nuove tecnologie i modelli di governance possono cambiare e come possa cambiare il rapporto centro-periferia. È vero, con queste tecnologie il rapporto col territorio può essere rivisto. La divisione tra, pensate ai modelli di programmazione top-down, bottom-up, la programmazione decentrata, la partecipazione da parte degli stakeholder, dei processi decisionali, tutte cose che fino a qualche anno fa avevano bisogno di una struttura, diciamo, anche organizzativa molto delocalizzata per arrivare a completamento. Con le nuove tecnologie anche questi modelli sono messi in discussione. La delivery, la capillarità della delivery che prima poteva venire solamente attraverso delocalizzazione, in questo momento può essere realizzata abbastanza facilmente anche da unità centrali, purché sufficientemente organizzata dal punto di vista tecnologico. E questo è il primo cambiamento. Il secondo cambiamento, stanno cambiando i profili di investimento, i costi sono cambiati. Tutto quello che noi immaginavamo come programmi di investimento su questo settore 10 anni fa non sono più attuali, i costi sono drammaticamente scesi, le nuove tecnologie, prima avete parlato di cloud, mettono a disposizione, non ci sono più, come si può dire, barriere all'entrata, costi d'entrata, i costi d'entrata sono paradossalmente molto bassi, le tecnologie possono essere rese accessibili a costi molto limitati, quindi il modo in cui si fa il governance cambia. E la possibilità di farlo in tutti i paesi, non c'è più un problema di, mi verrebbe da dire, una volta avevamo che lo sviluppo tecnologico di un paese costituiva un fattore abilitante per alcune funzioni. In questo momento, quello che ci dimostrano le esperienze in molti paesi in via di sviluppo, sto pensando a alcune realtà africane, ho visto la realtà del Ruanda qualche tempo fa, che sembrava molto interessante. Alcune esperienze fatte in paesi di sviluppo ci dimostrano che in realtà la barriera rappresentata dal grado di sviluppo tecnologico è assolutamente bypassabile. Il problema degli investimenti iniziali è ugualmente bypassabile. Quindi è un nuovo terreno sul quale secondo me siamo tutti chiamati a confrontarci. Io vi ringrazio per la pazienza e vi auguro un buon lavoro. Grazie.